D'amore si muore, d'amore si muore, d'amore si muore. Di speranza si vive, di speranza si vive, di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Non è sempre facile riportare la vita all'essenziale. Nasciamo nudi e senza difesa, torniamo alla terra senza poterci attaccare a niente, ma riempiamo bene la nostra vita di tutto e di più durante il nostro percorso che ci auguriamo il più lungo possibile. Il periodo che stiamo vivendo sembra il più indicato per caricarci dell'inutile. C'è un meccanismo perverso che ci stritola. Occorre consumare di più per aiutare la produzione a decollare. Produrre di più è lavoro, lavoro è sicurezza e possibilità di comprare, e il cerchio sembrerebbe chiuso. Se non ne scadesse la nostra qualità della vita, che ingrassa troppo in tutti i sensi e si appesantisce in maniera insopportabile. E se non dessimo un altro colpo mortale al creato, che non sopporta di essere continuamente depredato senza scampo. Nel cuore di questo periodo di luci e di consumo, ma di grande attesa e di tensione positiva, si iscrive, forse per qualcuno fastidioso, ma sicuramente controcorrente, la figura di Giovanni il Battista. Per noi Battista è nome ben definito, autentico, non indicativo di ruolo o missione o tantomeno lavoro e compito. Invece significava soltanto e unicamente una azione controcorrente, battezzatore. Me l'immagino presentarsi così: gente, non siete stufi di tutti gli orpelli con cui vi state ingessando la vita? Non vi pare che a furia di fondotinta, di casual, che sembrano il massimo della semplicità, invece c'è gente impiegata a fare gli strappi e i buchi in punti strategici, di piercing e di brillantini che fanno della vostra testa un busto da museo diocesano, non riusciate più ad essere voi stessi? Non vi sembra di lavorare più per la maschera che per voi stessi? Non riuscite più a far pace con voi stessi e vi riempite di cose? Venite un po' nel deserto dove abito io, vestito di peli di cammello, un po' troppo rozzo forse, ma vivo, perché mi devo continuamente grattare. Toglietevi tutto e buttatevi in quest'acqua rigeneratrice, come quel liquido amniotico del ventre di vostra madre. Verrà dopo di me chi vi riempirà la vita. Ridate allo spirito il suo posto, che tentate sempre di nascondere e cancellare. Dio si attende nella sobrietà e nella essenzialità. È una speranza che vi riempie da solo la vita. Ma dove la trovo? Avete ascoltato? D'amore si muore, d'amore si muore. Di speranza si vive, di speranza si vive, di speranza si vive. A cura del vescovo Domenico Sigalini. Se volete riascoltare questa trasmissione, www.ondalibera.it.